Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo è un What I Eat in a Day. Siamo arrivati al numero 62. Se vi siete persi tutti gli altri, troverete sul mio canale la mia playlist. Allora, partiamo dalla colazione. Quest'oggi, come colazione, mangerò questa buonissima torta di cui ho fatto il video. E si tratta di questa torta al cacao pronta in soli 5 minuti, cioè cuoce proprio in 5 minuti e si prepara al microonde. Ovviamente non vi farò vedere la ricetta in questo video perché vi ho fatto proprio un video a parte, però se volete vedere la ricetta basta cliccare a destra sulla i e vi riporterà direttamente al video. E vi dicevo, è una torta sofficissima ed è vegana, quindi non contiene né uova, né latte, né burro. Per pranzo invece ho preparato questo riso basmati con zucchine e tonno, un piatto davvero velocissimo da preparare ma anche molto buono. Ho tagliato a pezzettini le zucchine e le ho messe in una padella con dell'olio e dell'aglio che ho fatto leggermente soffriggere. Nel frattempo, in un altro pentolino, ho portato a bollore dell'acqua abbondantemente salata, nella quale, appena appunto inizierà a bollire, ho versato all'interno il riso basmati. Questo qui della Scotti è molto buono perché contiene sia riso normale che riso integrale basmati. Davvero buonissimo e poi si cuoce velocemente, 10 minuti ed è cotto. Nel frattempo il riso cuoce, all'interno delle zucchine vado a metterci anche il tonno in scatola. Vado a metterci anche un po' di pepe, non ci metto il sale perché il tonno è abbastanza salato e una volta cotto il riso vado a metterlo all'interno appunto del condimento. Ovviamente il riso è già salato, quindi ho evitato di mettere anche il sale nelle zucchine. Ed è pronto, come potete vedere è stato un primo velocissimo, a me piacciono da morire questi primi che si preparano neanche in 2 minuti e li trovo molto molto utili, soprattutto per chi magari va al lavoro e ha poco tempo per cucinare o è uno studente fuori sede, quindi sono davvero praticissimi. Il snack invece, visto che adesso fa freddo, ho preparato questa cioccolata calda bianca, anche questa è davvero semplice da fare, basta mettere all'interno di un pentolino del cioccolato bianco. Potete sostituire il bianco con il fondente, metterci del latte o bevanda vegetale e dell'amido di mais per addensare. Mescolate bene, onde evitare che si creino dei grumi fastidiosi, e una volta che si sarà sciolto tutto l'amido, ma soprattutto la cioccolata, deve bollire finché diventa appunto bella densa. Se la volete più densa, aumentate leggermente l'amido di mais. Questa è una via di mezzo, ovviamente quando è calda sarà liquida, ma quando si raffredderà leggermente diventerà molto più densa. Io ci ho spolverato un po' di pistacchi e voilà, il mio snack è pronto. Per cena invece ho preparato questi cosciotti di pollo aromatizzati alla paprika affumicata che ho comprato da Tiger. Li ho spennellati con abbondante olio extravergine d'oliva, ci ho messo la paprika affumicata che vi dicevo ho preso da Tiger e li ho lasciati macerare insieme a un po' di limone all'interno del frigo per un paio di ore. Al momento di cuocerli ho tagliato 3 patate abbastanza doppie e li ho messe insieme ai cosciotti di pollo su una teglia ricoperta da carta forno e ho infornato per circa 1 oretta a 200 gradi o comunque fino a quando il pollo e le patate saranno completamente cotte. E questa è stata la mia cena. Allora ragazzi, questo è stato il mio What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Vi aspetto prossimamente in un altro video e vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!